volevo ricordare a tutti che anche per il 2014 l'equilibrio corrente, come si evince anche da tutti questi atti richiamati anche da Raffaele, si mantiene soltanto in virtù di entrate straordinarie. Quindi non c'è un equilibrio corrente al Comune di Salerno tra entrate e spese correnti, che evidenzia quindi una fortissima criticità per lei. Di fatto la Corte dei Conti ci commissaria perché con questo atto dice: voi andate avanti, cercate di espletare tutti quanti i correttivi che ci avete annunciato, ma poi noi vi controlleremo passo per passo per verificare se effettivamente riuscirete a divenire ad un equilibrio sia per quanto riguarda la parte corrente che per la parte straordinaria, atteso i dubbi anche nei risultati di amministrazione evidenziati per il 2012 e il 2013. Ma devo dire che la grave situazione in cui versa l'ente è attestata da un dato che è sintomatico, che non è certamente una vittoria per l'amministrazione comunale progressista. Questa amministrazione ha governato, ha amministrato scaricando i costi di gestione, i costi di amministrazione sulle future generazioni che saranno costrette a pagare i debiti nei confronti dei fornitori che sono maturati fino al 31/12/2013 nei prossimi 30 anni. Voi sapete che questa amministrazione è goduta di un provvedimento dello Stato, il cosiddetto decreto 35, che ha consentito di avere un prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti per pagare le posizioni debitorie maturate, almeno parte delle posizioni debitorie maturate al 31/12/2013, e questo prestito di entità stratosferica, stiamo parlando di 170 milioni di euro che sono stati scaricati sulle future gestioni e sulle future amministrazioni.